Come si chiama questa startup? SolarBia. E si occupa di energie rinnovabili. Sono stati scelti tra 84 scuole in tutto il territorio nazionale. Gli studenti dell'ITIS di Arezzo hanno vinto con la loro startup all'interno di Idee in Azione, un progetto organizzato dalla Junior Achievement in collaborazione con Fondazione Monna Lisa Ollus. Parte appunto dagli Stati Uniti per poi arrivare appunto anche in Italia, e Fondazione Monna Lisa Ollus è partner qui nel territorio, proprio per aiutare questi ragazzi a pensare a una loro azienda, a una loro startup, sempre però in ottica etica, in ottica sostenibile, come è questo caso appunto un'attenzione particolare all'ambiente. Per cui siamo veramente orgogliosi di essere questa mattina a dare voce a queste meravigliose idee dei giovani. Questo è il primo passo, che io sono convinto che dopo la scuola aiuta i ragazzi a capire che il mondo è un po' diverso da quello scolastico, quindi il loro sistema del canvas e del sistema di nominare un CEO, nominare un CFO, o nominare anche il magazziniere dell'azienda, dà l'idea di quello che sarà domani il lavoro, e spero che sia imprenditoria, quello a cui noi teniamo e vogliamo sviluppare. È un successo per noi molto gradito, proprio perché ha coinvolto l'intero consiglio di classe e ha significato aver offerto ai ragazzi una formazione a 360 gradi, una mente ben fatta, come dicono i filosofi e i pedagogisti. Proprio a seguito degli anni di pandemia, la mancanza di stare insieme, di lavorare in gruppo, è stata una delle cose che è mancata di più, e quindi questo aspetto il progetto lo poteva portare avanti, perché abbiamo dedicato, tra virgolette, sottraendo alla didattica diciamo classica, delle ore in cui loro si autogestivano, si davano dei ruoli. Un modo concreto di pensare al loro futuro lavorativo. Questi ragazzi si sono dati a un'organizzazione, hanno pensato ad un piano industriale, e chissà, magari qualcuno di loro dopo la maturità lo farà diventare un lavoro vero. Offriamo un servizio alle famiglie dove essenzialmente loro ci danno il loro tetto in comodato d'uso e noi installiamo il nostro impianto fotovoltaico, e in cambio di un canone mensile che la famiglia ci darà, loro avranno accesso a energia praticamente illimitata, non solo dal loro impianto fotovoltaico ma anche di quello di tutte le famiglie intorno, questo grazie alla Smart Grid. Niente, l'obiettivo è quello di renderlo reale, poi vediamo se ci riusciamo.